Ormai ci siamo quasi, il 27 di luglio è alle porte. Questa è una data importantissima perché? Perché è la data in cui Deutsche Bank, la più importante banca tedesca, presenterà agli investitori e agli analisti finanziari i dati del suo bilancio. Il bilancio di Deutsche Bank è sostanzialmente disastroso. Perché? Perché la Deutsche Bank è una banca enormemente esposta in titoli derivati. I derivati presenti in pancia del gigante bancario tedesco rappresentano qualcosa come oltre 10 volte il PIL della Germania. La borsa, che è consapevole della reale situazione di Deutsche Bank, sta da tempo ormai vendendo con velocità crescente le azioni, e questo sta determinando un forte calo del loro valore. Questo processo, da dopo il 27, potrebbe essere ancora più veloce e ancora più traumatico. Alcuni osservatori, alcuni analisti ben informati, ben addentro a queste questioni, sostengono che dicono a mezza bocca che la Merkel sarà presto costretta a nazionalizzare la Deutsche Bank per evitare il suo fallimento. La Deutsche Bank, secondo il Fondo Monetario Internazionale, la situazione, l'esposizione in derivati della Deutsche Bank è per l'FMI il più grande rischio sistemico all'interno del sistema bancario europeo. Nonostante questo, la maggior parte dei media continuano a mettere sul banco degli imputati o a considerare il grande malato del sistema bancario europeo le banche italiane in virtù delle loro sofferenze, che sono una cosa ben diversa dall'esposizione in derivati, perché le sofferenze delle banche italiane dipendono sostanzialmente dal fatto che le nostre banche hanno continuato a fare credito a aziende e a famiglie che dopo 8 anni di crisi ininterrotta non sono stati in grado in molti casi di ripagare questi debiti perché le aziende hanno chiuso o perché le famiglie non hanno la liquidità per ripagare i prestiti avuti. Senz'altro c'è stato all'interno di questa situazione una grave responsabilità, nel senso che una parte di questo denaro è stato dato non a imprese sane o a famiglie che ne avevano bisogno, quanto a aziende che facevano capo a persone con relazioni importanti all'interno delle banche, all'interno della politica. Però di fatto questa è soltanto una parte delle sofferenze che le nostre banche hanno. Sarà interessante vedere a questo punto che cosa succederà, perché se la Merkel nazionalizzerà la Deutsche Bank anziché applicare la regola che fino adesso Bruxelles e Francoforte hanno preteso di applicare sugli altri, ossia il bail-in, che in parole povere significa che sono i risparmiatori a dover pagare i debiti delle banche, e beh, sarà difficile poi poter fare la morale alle banche degli altri paesi a parlare di Germania virtuosa e di paesi della periferia dell'Europa che invece sono spreconi e inaffidabili. Vediamo il servizio che approfondisce questa questione. Tra qualche giorno saranno pubblicati gli stress test della BEA, l'Agenzia Bancaria Europea, ed ancora una volta il Monte dei Paschi, sul banco degli accusati, subirà una severa bocciatura e sarà ancora una volta esposto al pubblico ludibrio. Gli effetti già si misurano in borsa, col titolo Monte Paschi ai minimi storici. Ma il vero problema del sistema bancario europeo non sono i crediti in sofferenza di alcune banche italiane, ma il mare di derivati computati tra le attività di alcune grandi banche europee, prima fra tutte la Deutsche Bank. E il problema della Deutsche rischia di esplodere a brevissimo tempo, mentre l'attenzione mediatica è tutta concentrata sulla banca senese. Monte Paschi deve disfarsi di 10 miliardi di crediti in sofferenza, ha sentenziato la BCE. Monte Paschi deve ricapitalizzarsi, ma senza aiuti di Stato, ha ammonito Bruxelles. Come dire, deve far chiarezza nel suo bilancio svendendo i suoi crediti sofferenti.
Ma sul mercato gli unici possibili acquirenti per un pugno di dollari sarebbero i fondi locusta, che poi ci penserebbero loro a recuperare in larga parte i crediti insoluti, lasciando dietro di sé terra bruciata, cioè lacrime e sangue, in un'economia reale razziata e devastata. Il governo, come è noto, sta faticosamente mettendo a punto un piano per salvare comunque l'antica banca senese, ma deve superare le forche caudine del veto degli aiuti di Stato posto da Bruxelles dopo che gli altri paesi dell'Unione, Italia esclusa, li hanno abbondantemente usati per salvare le loro banche. Solo che allora si poteva ed oggi, che toccherebbe all'Italia, non si può più. Bruxelles insiste inoltre perché le perdite degli speculatori si ripaghino, almeno in parte, col denaro affidato alla banca dai risparmiatori, secondo la nuova regola demenziale del bail-in. In questa teutonica severa rigidità a Bruxelles e Francoforte denunciano la pagliuzza, cioè i crediti in sofferenza di Montepaschi, e non vedono la trave, cioè la montagna di contratti derivati dal valore dubbio e millantato che costituiscono larga parte degli attivi di bilancio della Deutsche Bank. Basta un dato a denunciare l'enormità del problema. Deutsche Bank ha in pancia derivati per un valore nominale di 54 mila miliardi di euro, una cifra equivalente a 14 volte l'intero prodotto interno lordo della Germania. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha ammesso che questo è il principale elemento di rischio sistemico.